Parliamo del rapporto tra donne e lavoro, lo facciamo con il segretario generale CISL Parma Piacenza, Michele Vaghini, che è con noi. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. E allora, dal ruolo ai salari, in molte regioni si continua a dire che purtroppo le donne restano un passo indietro. Qual è la situazione a Piacenza? Ma la situazione a Piacenza rispecchia un po' quello che sta accadendo in tutta Italia, in tutto il nostro paese. Io vorrei partire innanzitutto dal titolo, no? Cioè, noi tutte le volte che ci troviamo qui in prossimità dell'8 marzo, pensiamo sempre all'uguaglianza di genere, al problema delle donne sul lavoro. Ricordo che c'è l'agenda 2030, no? Sottoscritta dai paesi membri dell'ONU, che prevede che entro il 2030 appunto si arrivi all'uguaglianza di genere. Detto questo, credo che noi siamo ancora molto lontani dall'avverarsi di questa situazione. Abbiamo visto che nell'ultima indagine dell'Istat 2022 su 2021, per esempio, ci sono stati 334.000 occupati in più, però di questi 334.000 solo l'11% sono donne. Quindi la stragrande maggioranza è ancora a predominanza maschile. L'Istat aveva anche buttato lì, no? Ha fatto un esempio, che se solo il 60% delle donne occupabili in età lavorativa riuscisse appunto a trovare un lavoro ed essere collocata, il nostro PIL in Italia salirebbe di 7 punti. Ecco, questa è una frase che mi è rimasta impressa, no? E poi testimonia quindi in maniera importante tutto quello che sta accadendo. Ma perché per accedere al mondo del lavoro per le donne è ancora così difficile? Ma innanzitutto c'è anche un discorso di cultura, ecco, mettiamola così. Io credo che bisogna innanzitutto partire da una rivoluzione culturale, a partire dal mondo della scuola, no? Sulla parità di genere, sul rispetto delle donne, per esempio. Io non parlo solo di rispetto per le donne sul lavoro, parlo di rispetto per le donne anche nella vita quotidiana. Parlo dei femminicidi, che sono ancora una percentuale preoccupante nel nostro paese, per esempio. E poi c'è da dire che comunque, se faccio un attimino un'analisi degli ultimi 3 anni, da quando è scoppiata la pandemia nel nostro paese, io ho visto che le donne, per esempio, hanno lavorato, non so, nelle prime linee della sanità, nella produzione, della distribuzione alimentare, nelle pulizie. Insomma, sono tutti lavori questi che sono a grande flessibilità, no? E quindi hanno prodotto anche, diciamo, una difficoltà anche nella gestione, specialmente in pandemia, di tutto quello che riguarda la gestione della vita familiare con quella lavorativa. Cioè, ci troviamo in una situazione, per esempio, che abbiamo visto che lo smart working, faccio un esempio, il lavoro agile, è stato comunque una programmazione dell'orario settimanale importante, che ha permesso anche di gestire delle situazioni critiche in piena pandemia, però per esempio ha portato le donne a trovarsi a casa, ad accudire i figli che avevano la scuola chiusa, quindi non potevano andare a scuola, oppure i familiari che dovevano essere accuditi perché non stavano bene, quant'altro, e nel frattempo dovevano anche lavorare da casa. Quindi diciamo che la donna ha ancora dei grossi problemi sul mercato del lavoro. C'è poi un'altra problematica che sembra non voler vedere la parola fine, la differenza anche di salario. Anche questo è un dato che ha lanciato l'Istat su quello che è il divario salariale di genere. Cioè, per esempio, noi vediamo che le donne vengono retribuite, parliamo per esempio di laureati di prima occupazione, vengono retribuite con un salario inferiore del 10% rispetto a quello degli uomini. E poi un'altra cosa che non va scordata: solitamente le donne, magari, insomma, a scuola sono anche, come posso dire, più brave, ecco, mettiamola così, rispetto agli uomini. Vediamo però, per esempio, che le studentesse immatricolate nei corsi di laurea scientifici, non so, scienze, tecnologie, piuttosto che ingegneria e matematica, insomma, sono ancora, diciamo, una percentuale inferiore rispetto agli uomini, perché
il 21% sono donne e la differenza, quindi il 79% sono uomini. Quindi, nonostante siano più brave, poi hanno Nonostante che purtroppo siano più brave, meno richieste. Grazie per questa analisi. Grazie a Michele Vaghini, segretario generale CISL Parma Piacenza, per essere stato con noi. Buon lavoro, buon proseguimento. grazie a tutti, grazie.